siamo con il maestro Simone Cenedese nella sua fornace a Murano. Maestro, cosa vi aspettate da questo rincaro del gas partito dal 1° di ottobre? Appunto, a noi ci è capitata questa situazione. Attualmente abbiamo un aumento circa del 400% sul costo del metano, che per noi è la fonte energetica che usiamo per riscaldare i forni. E un aumento del genere penso sia insopportabile per delle aziende artigianali come le nostre. Assolutamente abbiamo bisogno di un intervento da parte del governo per aiutarci perlomeno in parte a ridurre questi costi, perché poi oltretutto non c'è solo l'aumento del metano, che sicuramente per noi sarà l'aumento maggiore, ma ci sarà un aumento per tutte le materie prime, trasporti, packaging, tutto quanto quel che riguarda la nostra produzione. Pertanto prevediamo un aumento all'incirca del 20-30% dei costi delle nostre aziende, e noi a nostra volta non possiamo girarle ai nostri clienti, perché ovviamente non accettano. Purtroppo noi non facciamo un prodotto di prima necessità, facciamo un prodotto di decorazione, e noi abbiamo comunicato gli aumenti ai nostri clienti, però in certi casi sono stati cancellati gli ordini. Ecco, però in ballo insomma c'è una tradizione del vetro di Murano secolare, e tutto questo arriva dopo un lockdown dove comunque le vetrerie qui di Murano sono state in grande difficoltà. Com'era andata questa stagione di ripartenza, questa stagione estiva di ripartenza, e quali sono invece adesso le prospettive per il prossimo futuro con questi rincari? Allora, sicuramente arriviamo da una situazione mondiale, ovviamente, causa Covid, disastrosa. Adesso con l'inizio della primavera dell'estate è iniziata una buona ripresa in generale per tutta l'isola, e c'era anche voglia, energia, no, nell'isola, riprendere il lavoro, pertanto riprendere la voglia, l'entusiasmo. Ma una situazione del genere ovviamente penso quasi sia più dannosa del lockdown, perché avere le commesse e però non poterle evadere, perché i costi sono aumentati in questo modo, noi a nostra volta non possiamo aumentarli ai nostri clienti, è veramente una cosa disastrosa. Cioè, questo non può altro che portare alla chiusura di più aziende.